Eccoci amici, bentrovati, consueto appuntamento con l'Indice. Anche oggi dedichiamo la prima pagina alla questione nazionale, ma voglio ricordare anche che è una data particolare, questo 9 di maggio, ricorda due avvenimenti tristi. Uno è quello del ritrovamento del corpo di Aldo Moro, l'altro e invece è quello che fa riferimento all'omicidio di Peppino Impastato. Sono due fatti della storia di questo paese che ancora oggi, devo dire, hanno una loro lettura che può essere diversa a secondo i punti di vista. Intanto c'è da dire che Aldo Moro era un personaggio politico di altissimo spessore e nella questione del suo rapimento, le Brigate Rosse, c'entra molto, secondo alcuni studiosi che hanno effettuato ricerche negli ultimi tempi, e ci sono anche delle ingerenze straniere particolari. Per quanto riguarda Peppino Impastato è ben diverso, un giornalista, uno dei tanti che hanno sacrificato la loro vita sull'altare della verità, e quindi dobbiamo certamente ricordarlo con grande senso civico. Allora, più in là nel telegiornale vedrete alcune iniziative che sono state realizzate a Ragusa e con delle interviste della nostra Teresa Guarnuccio. Invece apriamo, come vi dicevo, sulla vicenda politica. Noi facciamo una piccola finestrella, è chiaro, siamo Teriblea, mica siamo Canale 5 o Sky News. Facciamo una finestrella che serve un po' a fare il punto della situazione da umili cittadini. A noi non siamo lì a fare il discorso del deputato che ha interessi vari, noi siamo lì a fare gli osservatori. E non c'è dubbio che vedere sprecare due mesi così, sprecare per le prossime elezioni magari altri 300 milioni di euro, con il rischio di ritrovarci esattamente a questo punto, perché come dicevo prima, chi l'ha detto che cambierebbero le forze in campo? E poi insistono nel dire che, proprio sentivo un'intervista oggi ad una deputata, mi pare che fosse del 5 Stelle, che diceva: noi abbiamo delle regole che riguardano le candidature, cioè non ti puoi candidare più di due volte. E dice: ma questa vale o non vale? Dicevamo ieri. In verità vale. E quindi in molti che sono stati rieletti hanno un po' di difficoltà a dire ce ne andiamo a casa. Però purtroppo l'ultima parola sembra toccare a Silvio Berlusconi. Il mischino c'è sempre lui. Sono 30 anni che c'è sempre lui, le colpe sono sempre sue, non c'è niente da fare. Allora, cosa è accaduto? L'avete sentito, il Movimento 5 Stelle e la Lega potrebbero andare insieme. Io non dico che si tratta di un inciucio, perché la storia ci ha insegnato, ci sono tanti esempi, che le varie forze si mettono d'accordo, pensate al compromesso storico di tanti anni fa, quindi per me non è un inciucio. Però è anche vero che la figura di Berlusconi e di Forza Italia, che si è impegnata, dice: quanti deputati c'ha la Lega? Dice: molti sono stati votati con i voti di
di Forza Italia e così via. Allora dice, allora siamo stati insieme e ora ci dividiamo, che facciamo? Un appoggio esterno perché quelli della Lega non vogliono Berlusconi? Chi vuole stare col centrodestra non può prescindere da Berlusconi, diceva proprio lui. Allora, hanno intervistato l'onorevole Romano, non so se è senatore ora, che è stato sempre un portavoce del movimento di Forza Italia e devo dire che è anche un uomo di televisione, perché è nato ai tempi miei, insomma siamo nati insieme, lui ha fatto un po' più di strada con le prime televisioni private, parliamo del 74-75, un personaggio, noi ci conosciamo personalmente, però ecco, Romani ora è diventato un leader di Forza Italia. Lo abbiamo colto, come ormai si fa, all'uscita di uno dei palazzi. Vediamo cosa dice su questa possibilità di trovare un accordo. Vediamo. Forza Italia vuole sperimentare questo governo giallo-verde? No, diciamo che i gialli e i verdi si vogliono sperimentare, diverso. E li lasciate fare? Ma non dipende da noi, potrebbero avere anche la maggioranza da soli. La maggioranza da soli ce l'hanno, però Salvini non vuole rompere il centrodestra, siamo sempre là. E quindi Berlusconi, voi, Forza Italia, dovete trovare la soluzione per consentirgli, guarda, di essere giallo-verde. Io vi posso solamente dire che hanno chiesto 24 ore in più, ma a quanto pare hanno qualcosa da fare. Un'astensione benevola potrebbe essere, come non dice Toti, la strada. Non siamo arrivati ancora alla conclusione. Non siete arrivati. Però non è state cercando la soluzione. Siete pronti ad andare all'opposizione? Io personalmente farei fatica a votare un governo giallo-verde. Il recinto del centrodestra, se vogliamo chiamarlo così, il perimetro del centrodestra, prevede delle possibilità, delle opzioni diverse. Già col governo Monti, certo. Già col governo Letta, Lega e Forza Italia presero decisioni diverse. Ovviamente se dovesse accadere quello che pare che possa accadere, questo non vuol dire obbligatoriamente che si può rompere la coalizione di centrodestra, quindi continueremo a governare le regioni dove governiamo insieme. C'è una parte di Forza Italia che però è favorevole invece a questo governo giallo-verde, che magari lo potrebbe Io appoggiare. Io non ne ho trovato traccia. È un via libera questo, Romani? Sì, Romani, è un via libera. No, è una discussione aperta. È un via libera pur di non scomparire. È una discussione aperta. Hanno aspettato che lei non fosse più capigruppo, onorevole, per lasciare la strada a questo governo. No, assolutamente. Io avevo in testa altre opzioni, come voi ben sapete, ma ritengo che oggi si debba dare una risposta a Mattarella. Se l'alternativa è avere un governo del Presidente, un governo tecnico, un governo neutrale, che è una definizione nuova, è inedita, che governa questo paese, forse è meglio avere un governo politico. C'è qualcuno che ha detto che si vuole cimentare, c'è qualcuno che ha detto che ha la possibilità di cimentarsi insieme ad altre forze. Ho l'impressione che questa possibilità vada e possa essere esperita fino in fondo. Vediamo di che cosa saranno capaci. Opposizione da parte vostra. Astensione benevola. Questa è una definizione ancora tutta da inventare. Per voi è meglio farvi da parte che scomparire alle urne. Perché lei mi vuole far scomparire a tutti i costi? Noi non scompariamo. Possiamo dire che è fatta, no? Per lui. Anzi, può darsi. No, non vuol dire nulla. Non vuol dire nulla. Diciamo che in campo, oltre al governo neutrale del Presidente Mattarella, c'è qui in campo oggi questa opzione, oggettivamente. Non deve essere ipocriti su questo punto. Vediamo questo che cosa può voler dire. Insomma, 24 ore, o governo tecnico, e insisto nel dire i governi tecnici sono quelli che ci hanno fatto sudare freddo nel passato. Cioè, arriva il governo tecnico quando hanno fatto fuori a Berlusconi, poi è venuto Monti, governo tecnico, che poi è durato un bel po' e tanti guai. Ora, secondo me sono stati molti guai. Poi c'è anche la questione degli euroscettici, no? Sia la Lega che il 5 Stelle sono un po' euroscettici. Io ho paura di affidarmi agli euroscettici, perché oggi come oggi, lo abbiamo visto, come siamo combinati, non si può prescindere dall'Europa. Tra l'altro dobbiamo anche dire che è in ballo la suddivisione dei quasi 25-30 miliardi di euro che vanno alle varie regioni, quelle sottosviluppate come noi, svantaggiate è il termine esatto, e quindi non parteciparvi sarebbe davvero un guaio, quindi, perché chi non è a Bruxelles, come si dice, cush parte aveva la meglio parte, se noi non ci siamo non abbiamo addirittura nulla, quindi spero che si mettano d'accordo e riescano almeno a fare un governo
che abbia l'autorevolezza per andare a Bruxelles e poi vedere, votare in estate. Non sarebbe bello almeno arrivare a novembre. Va bene, cambiamo argomento, parliamo di regione, dove si sta discutendo su alcune cose molto importanti. Fra le altre c'è questa decisione della soppressione degli IACP. Gli IACP, sapete, sono gli istituti autonomi delle case popolari. Ora pensate che a Ragusa, da un conteggio così direi appena appena abbozzato, a Ragusa ci sono in tutta la provincia qualcosa come 4-5 mila appartamenti dello IACP. Se 4-5 mila appartamenti sono abitati in media da 4-5 persone, no? Quindi diciamo che nelle case dello IACP ci abitano qualcosa come 20.000-25.000 persone, 20.000, il che vuol dire che il 10% circa della popolazione iblea abita in un centro del genere, quindi in un appartamento dello IACP. Questo che vuol dire? Che si tratta di realtà molto serie che non possono essere trattate. Ora, io sono d'accordo che bisogna chiuderli, nel senso che ci sono altri organismi che se ne potrebbero occupare, non serve un istituto per le case popolari, basterebbe, come dicevamo, un organismo come l'ex provincia o qualcosa del genere. Ora se ne sta parlando all'Assemblea regionale, dunque chiusura dello IACP e dell'ESA, che è l'ente di sviluppo agricolo, l'accorpamento IRCAC e CRIAS, prima di farli confluire tutti nell'IRFIS, questa mega struttura, il Presidente ci va a dare 1 milione di euro l'anno soltanto. Poi ci sono norme importanti che guardano per esempio la questione dei forestali, che sono tanti, insomma se ne parlerà, tant'è vero che domani, giovedì alle 10.30, la Commissione Bilancio si riunirà per esaminare questo collegato alla finanziaria. E ora ci possiamo spostare su Ragusa, dove è chiaro sono in corso le varie operazioni per le attività politiche elettorali. Devo dire che sono giorni molto, come si dice, frenetici, perché è dal 10 in poi si dovranno consegnare le famose liste. Non dobbiamo dimenticare che le liste devono essere corredate a almeno 400 se non più firme. Diciamo che almeno sarebbe giusto averne un 440-450, perché è probabile, può anche accadere in buona fede, che qualcuno abbia firmato più liste, e considerate che se si viene a scoprire che c'è la firma di un cittadino su due liste, la firma viene annullata, quindi mancano due firme nelle liste. Ora qualcuno dice, prima che se ne accorgono. Invece purtroppo non è così, perché sono andato al comune per vedere come funziona questo giochetto e mi hanno detto che il comune è dotato di un nuovo sistema computerizzato che è collegato alla scheda elettorale. Quindi una volta che si mette il nome Giovanni Tumino, faccio un esempio, che ha la scheda elettorale, che è stato abbinato alla lista XYZ, il computer poi non ti darà un altro ok. Di conseguenza è facilissimo, una volta magari devo andare a spulciare tutti quelli a nome con la penna, ormai non è così. E c'è quindi, addirittura si commette un reato, vabbè che si capisce che spesso può essere un reato involontario o non si ricordava, però anche coloro che accettano
le liste e che accettano quindi le firme di qualcuno che insomma anche loro commetterebbero una illegalità. Quindi la difficoltà è quella, si stanno facendo gli ultimi conteggi perché, ripeto, se ci sono quattro liste e ci vogliono 400 firme a lista, ci vogliono 1600 firme, cioè 1600 cittadini con nome, cognome, indirizzo e documento che stanno lì alla presentazione delle liste. Non presentano le liste i partiti che hanno una che esistono, no? Che so, Forza Italia se fa la sua lista non ha bisogno delle firme perché è un partito a livello nazionale, così il PD e gli altri partiti. Tutto questo serve a dire che c'è molta frenesia proprio perché si è parlato di tante liste, queste liste ora devono trovare la loro collocazione. Intanto è arrivata ufficialmente la dichiarazione di Salvo Mallia, che ha deciso di candidarsi quindi nella lista di Forza Italia appoggiando Maurizio Tumino. Questo discorso è stato criticato ieri, avete sentito, da Sonia Migliore, che addirittura nella nostra intervista ha anche detto una cosa: ognuno può fare quello che vuole, mi pare più che giusto, no? L'importante è che non ci sia, non si dicano cose che non sono vere per gli altri. Per esempio, dice: no, non ti preoccupare, tanto quella si ritira, e lei oggi ha mandato anche un post, no? Dove su internet, dove dice: io non mi ritiro. Quindi queste voci, se qualcuno le ha messe in giro, è solo becera campagna elettorale, non funziona. Quindi Mallia scende in campo, Forza Italia dovrebbe esserci. Certo, io ora ho detto, sono 5 anni che Forza Italia non ha saputo gestire la realtà, e l'ho detto negli ultimi anni. Mi dispiace che coloro che avevano in mano questo partito, dopo i fatti, vi devo dire, di 5 anni fa, da Di Pasquale a Compagnia Bella, ci fu la disgregazione del partito, ma chi invece stava dentro il partito non ha avuto la forza e il coraggio di mantenerlo all'impiedi, è tornato dopo 5 anni. E dopo 5 anni ci sono state le batoste elettorali, perché Forza Italia poteva fare di più e non l'ha fatto, quindi ora dovremo vedere quanto vale questo partito. Però, come vi dicevo, continuano questi appuntamenti e oggi c'è stata la presentazione di una parte della giunta di Giorgio Massari. C'è stato questo incontro che si è svolto nella sede della segreteria di Giorgio Massari e si è parlato proprio della scelta fatta da Giorgio Massari su delle questioni che sono di grande rilievo per la città di Ragusa. Un po' tutti hanno affrontato questo argomento. In pratica la questione fa riferimento alla urbanistica e al commercio. Giorgio Massari ha scelto due personaggi che sono conosciuti in questa città. Si parla dell'architetto Manganello e del presidente dell'ASCOM di Ragusa, Salvo Ingallinera. Sono due persone sul campo, sono persone di prima linea, non sono quei filosofi che uno si prende da chissà dove, no? E vengono catapultati su un territorio per dire: ho preso il migliore che c'è, ma non sa bene di che cosa stiamo parlando. Quindi sono due personaggi di grande rilievo nel mondo che vivono localmente, e quindi le scelte mi sembrano fatte bene. Iniziamo parlando proprio con Giorgio Massari, che oggi ha spiegato qual è stata la ratio di questa scelta. Vediamo.
Una conferenza stampa per presentare parte di quello che sarà la sua squadra assessoriale. Sì, una conferenza stampa per fare questo prima della presentazione venerdì prossimo al Teatro Tenta delle liste e del progetto programmatico di Ragusa Prossima e tutte le sue liste. E abbiamo voluto anticipare ad oggi la presentazione degli assessori perché crediamo dover dare un segno concreto di che cosa significano tutti quei punti programmatici che in questi mesi, anzi in questo anno, diciamo da giugno scorso fino ad ora, abbiamo messo sul campo. E ho scelto di mia responsabilità due assessori che presidiano due pilastri fondamentali del nostro programma: il progetto, la visione urbanistica della nostra città e l'altro pilastro, la visione dello sviluppo economico della città. Ho indicato due professionisti di altissimo livello, l'architetto Manganello, un architetto di fama internazionale che ha vinto premi a livello internazionale, un operatore del Ragusano, quindi che conosce benissimo la macchina amministrativa e che conosce benissimo la nostra città, e l'attuale presidente dell'ASCOM Salvo Ingallinera. Queste persone, sia Salvo Ingallinera che l'architetto Manganello, rappresentano per questi settori le professionalità giuste per permettere a Ragusa di uscire dal declino e riaprire un nuovo modello di sviluppo. Va bene, Giorgio Massi le ha spiegato quali sono i pilastri del suo progetto, mi pare anche giusto, urbanistica e sviluppo economico, ma è chiaro che tutti la pensano allo stesso modo, non perché Giorgio è diverso, ma perché ci siamo resi conto che in questi 5 anni abbiamo avuto questo problema. Nell'incontro di oggi Giorgio Massi addirittura ha detto: noi siamo la città che è calata di più in questi anni. Ed è inspiegabile, considerato quello che siamo stati e quello che saremmo potuti essere. Insomma, quindi è giusto che si faccia un resoconto molto realistico di una situazione che non è assolutamente bella, quella che abbiamo vissuto in questi 5 anni. Urbanistica, allora parliamo con l'architetto Manganello, per dire, come si dice, nei da 58 anni, si è laureato a Firenze, un personaggio con il quale noi abbiamo avuto sempre qualche chiacchierata sul modo di vedere, non sulla qualità del personaggio. Ricordate l'ultima intervista che abbiamo fatto sulla Lipparini, la rivisitazione della Lipparini. Io sono molto più tradizionalista, mi piacciono le cose che si inseriscono nel nostro ambiente. Lui è molto più, diciamo, moderno, però ha partecipato alla redazione del piano regolatore di Ragusa nel 95. Vediamo l'intervista. Designato come assessore all'urbanistica, qual è il progetto che porterete avanti? Ma noi questo progetto l'abbiamo già presentato alla città nel mese di novembre presso un incontro molto partecipato che si è svolto ai Salesiani, al Teatro dei Salesiani. Intanto vogliamo che l'urbanistica diventi di nuovo un fattore prioritario di sviluppo della città di Ragusa. Purtroppo l'urbanistica nel passato un po' ha segnato il passo, nel senso che non c'è stata un'attenzione che doveva agli aspetti legati al piano regolatore e al piano particolareggiato. Quindi noi vogliamo di nuovo dare un'accelerazione a questi strumenti urbanistici, vogliamo in tempi brevi riportare alla città un nuovo piano regolatore che sia uno strumento di sviluppo urbano e quindi che comprenda all'interno del piano regolatore tutta una serie di progetti di sviluppo, di rigenerazione urbana che riguardi sia il centro storico, Ibla, Ragusa Superiore, ma che riguardi anche le periferie. Giorgio Massi prima ha citato un termine molto importante che è poliferie, cioè dove le poliferie sono attenzionate, le periferie sono attenzionate allo stesso stregua del centro storico e quindi creare una città compatta dove l'espansione sia ridotta al minimo e dove si intervenga all'interno dei perimetri urbani. Si parlava di verde, di agricoltura urbana. Sì, anche questo è un fattore molto importante. Noi pensiamo che la città di Ragusa si possa sviluppare anche valorizzando questi spazi inedificati
abitati che sono all'interno del nucleo della città, e quindi vogliamo creare una Green Belt, che sarebbe un termine inglese che sta a significare una cintura verde per la città, dove ci siano tantissimi percorsi cicloturistici, pedonali soprattutto, ma anche ciclistici, e questa cintura verde sia un limite netto tra la città e la campagna, quindi andare a fare un'inversione di tendenza all'esplosione della città, perché la città negli anni passati è esplosa e si è a dismisura ampliata. Noi dobbiamo porre questo limite e lavorare all'interno dei confini urbani per rigenerare la città. Per fare tutto questo, lei diceva di due nuovi uffici che dovrebbero lavorare in sinergia. Affinché queste non rimangano soltanto delle idee e delle proposte senza concretezza, vogliamo essere molto concreti, anche perché la mia professione me lo impone. Io ho a che fare giornalmente con la concretezza. È importante l'idea, è importante la passione, è importante la complessità del avere la consapevolezza della complessità dei problemi, però poi per risolvere questi problemi ci vogliono degli strumenti. Uno degli strumenti che noi metteremo in campo prima possibile sarà quello di potenziare il nuovo ufficio di piano, composto da giovani talenti dell'architettura e dell'urbanistica, che insieme a formare un gruppo affiatato possono in tempi brevi rielaborare il piano regolatore. Insieme all'ufficio urbanistico, quindi l'ufficio di piano, noi avremo anche un ufficio progetti che andrà a dettagliare e definire i progetti in sintonia con l'ufficio urbanistico e i progetti urbani. Tutto questo per intercettare. Il modo più semplice, rapido ed economico per raggiungere Malta, volando dal nuovo e funzionale aeroporto di Comiso. Con Air Malta, in pochi minuti, sarai sull'isola dei Cavalieri, famosa per le sue attrazioni turistiche e culturali. Il tuo magico weekend con voli a prezzi imbattibili. Ed il posteggio in aeroporto a Comiso è gratuito. Informazioni e prenotazioni presso la tua agenzia di viaggi o sul sito airmalta.com. Air Malta, una grande compagnia ciliani. Questa è Tele Iblea. Questo l'architetto Manganello, questa cintura verde, insomma queste sono idee che ora bisognerà portare avanti. Io ho fatto delle domande al candidato sindaco Massari, domande che conosciamo, piccole cose che però vogliamo sapere, per esempio la questione del teatro, ok, addirittura pensiamo di farlo più grande, la metropolitana, dice, visto che ci sono i finanziamenti possiamo anche trovare aggiungerci qualche altra cosa, la via Roma, ecco, la via Roma è un problema molto serio, e su questa questione della via Roma penso che uno come Salvo Ingallinera, presidente Ascom, abbia la qualità e le capacità per parlarne. Lo abbiamo sentito, vediamo. Salvo Ingallinera, per lo sviluppo economico è stato disegnato lei, che sicuramente di esperienza ne ha tanta. Esperienza maturata in questi ultimi 4 anni e siamo assolutamente consapevoli del fatto che bisogna mettere mano a molte cose e partiremo dalle emergenze, le cose più importanti. E l'attuale situazione dello sviluppo economico dipende in modo pesante anche dalla situazione urbanistica, dalla situazione dei trasporti, dalla situazione dell'università, quindi cercheremo di dialogare e mettere a sistema tutte queste funzioni affinché il risultato finale possa essere agevolativo per le imprese che vogliono investire nella nostra città. Tenete conto che il dato che attualmente abbiamo, che aumentano i depositi bancari del 4,4% dal 2012 ad oggi. Questo vuol dire che gli imprenditori, anziché investire, per ora sono lì a guardare. Qualcuno deve farsi qualche domanda, noi ce la siamo fatti insieme a Giorgio e sicuramente metteremo in campo delle soluzioni che daranno la possibilità a chi vuole investire in questa città di farlo con fiducia e serenità. Parlando di Via Roma, i commercianti, come si pensa di risolvere un po' la situazione del centro storico? Il centro storico in genere, non dimentichiamo anche Corso Italia,
qui a Roma e sta subendo un degrado continuo e inesorabile a causa del fatto che i residenti non risiedono più, i ragusani non risiedono più nel centro storico. Ieri sera passando sera tarda, attorno alle 10, ho dato uno sguardo fra Corso Italia e angolo via Roma, mi è sembrato di essere in un paese del Maghreb. Cosa c'è da dire? C'è da, ripeto, collegare le azioni che l'urbanista deve fare per far tornare i residenti in centro storico. Immediatamente cosa possiamo fare? Perché in questo momento c'è veramente un grande disagio in via Roma riguardo ai commercianti. Possiamo pensare di trovare delle soluzioni tampone, quale potrebbe essere una ZTL per esempio, oppure riuscire a completare quel famoso progetto di copertura del Ponte Nuovo che se ne parla da tanti anni ma poi alla fine non si realizza mai. Comunque bisogna fare qualcosa, buttare una pietra in questo stagno, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Questa l'intervista quindi al all'indicato, no? Al designato, è giusto il termine, all'assessore designato della giunta di Giorgio Massari. E abbiamo parlato del centro storico di via Roma, no? Addirittura di un asse che va da Piazza del Popolo, addirittura diceva dal Cinema 2000 fino ad arrivare a Piazza, Piazza Occhi Pinti, cioè sarebbe la Rotonda. In mezzo c'è Piazza Libertà. Ora, devo dire che ci sono dei segnali o delle lamentele che sono abbastanza evidenti. Io vi devo dire che non ho ben capito come si deve utilizzare questa rotatoria di Piazza Libertà, perché come vedete c'è uno stop qui e uno stop da questa parte, però in verità la gente lo stop manco sa che cosa è, perché se è abituata a far funzionare la regola della rotatoria, che dice che chi ha impegnato la rotatoria ha la precedenza, utilizza quello. La verità è che la rotatoria però è piccolina, no? Dice ora che fanno, lamentiamo, prima era l'anne e non ne piacevo, prima c'era l'albero e faceva qua, l'abbiamo messa, l'abbiamo decentrata, l'abbiamo fatta. È vero, l'abbiamo messa al centro, però questa circolazione deve essere migliorata e dobbiamo fare qualcosa, perché le segnalazioni sono numerose. Questa ci arriva da un candidato, Mario D'Asta del PD, che effettivamente prende anche spunto da altre segnalazioni. La via Roma deve essere rivista, anche questa rotatoria così sembra davvero nel cuore della città un po' troppo spoglia per quello che è. Restando al PD, è arrivato un comunicato stampa di Peppe Calabrese, che ci spiega come intende affrontare il problema dell'agricoltura. Ora è chiaro che ogni candidato ha in mente qualcosa per risolvere uno dei tanti problemi di questa città. Però devo dire che il problema principale è proprio quello che c'è stato prima. Noi vorremmo avere qui anche coloro che sono stati protagonisti di questi 5 anni per capire come è stata interpretata la vita della città. Comunque Calabrese ha mandato questo comunicato, è chiaro che lui è molto vicino a Di Pasquale, Di Pasquale nel mondo dell'agricoltura ha sempre avuto un suo spazio vitale, quindi vedremo come se la cavano. Nell'incontro di oggi con Giorgio Massari in verità si è parlato anche di un argomento assolutamente da non dimenticare, assolutamente interessante, perché sentirete nell'intervista è una realtà che è più grande di quanto ci aspettavamo. Vediamo. E
quindi è un argomento molto interessante quello che riguarda l'Università di Ragusa, problema che è stato sollevato anche in conferenza stampa stamattina durante la presentazione degli assessori del candidato a sindaco Giorgio Massa. Con noi c'è l'avvocato Cesare Borromedi, che è presidente del consorzio universitario. Da quanto, avvocato? Tre anni. Allora, tre anni e qualche mese. Ci siamo incontrati, ci siamo sentiti altre volte, abbiamo parlato di problemi riguardanti l'università. Oggi però in qualche modo è stato sollevato il problema dicendo che questa università comunque è un po' ingessata. Qual è la situazione odierna, avvocato? La situazione odierna per quanto riguarda l'espansione dell'università è doppiamente limitata. Intanto è limitata dalla normativa vigente che impedisce l'attivazione di nuovi corsi universitari, di nuove facoltà. E poi è ingessata perché esiste una convenzione tra l'Università di Catania e il consorzio universitario a norma della quale è impedito l'attivazione di corsi universitari che non siano gestiti dall'Ateneo catanese. Cioè Catania all'esclusiva? All'esclusiva. Ci fu una convenzione, da questo punto di vista potremmo definirla capestro, che tarpò le ali alla alle facoltà di Ragusa, impedendo una qualsiasi espansione. Una volta che furono chiuse tutte le facoltà che una volta esistevano a Ragusa, non è stato più possibile attivarne altre. L'unico spazio sono le attività ovviamente collaterali, anche di livello universitario, come master di primo livello, come corsi. Cioè possiamo aggiungere qualcosa aggiungere di master. E lo stiamo facendo in maniera... Però, scusi avvocato, ma qual è la situazione per tutto economica? Cioè come vive questo consorzio universitario? Prende le tasse degli studenti, ci mettono i soldi il comune, la regione, lo Stato, chi ci mette i soldi? Sì, dunque, diciamo e che quanto costa un'università all'anno? Noi abbiamo l'ultimo consiglio di amministrazione ridotto al minimo il bilancio dell'università ragusana per cercare di garantire sia la facoltà che ancora è attiva e direi vivacemente attiva, che è la facoltà di lingue, sia per la triennale che per la magistrale. Abbiamo cercato di ridurre al minimo quelle che erano le spese per cercare di rientrare nei finanziamenti che ci arrivano. Per un verso dal comune di Ragusa e per un verso dalla regione siciliana. C'è anche un minimo finanziamento della LUI, che è socia del consorzio, ma è un finanziamento simbolico che serve a testimoniare, diciamo così, l'opera meritoria che la LUI fece a suo tempo per la costituzione del consorzio e che quindi, diciamo che dal punto di vista economico, incide in maniera assolutamente irrisoria. Il bilancio si chiude con costi che si aggirano intorno al 1.500.000 euro. Cioè mantenere l'università a Ragusa, la facoltà di lingue. Perché non dimentichiamo che è una facoltà. È una facoltà a tutti gli effetti. Che sì. Sarebbe la facoltà. È una struttura speciale, didattica speciale, ma è a tutti gli effetti una facoltà che a Catania non esiste. Esiste il corso a magistero di lingue, ma la facoltà di lingue è a Ragusa. Quindi chi vuole fare lingue, soprattutto con la specializzazione, voi avete cinese, arabo, quindi quella che una volta si chiamava giapponese, lingua orientale che c'è a Napoli, c'è a Venezia, lingua orientale, appena da Ragusa. Deve venire a Ragusa, ma infatti vengono studenti che provengono da tutta la Sicilia e anche da fuori della Sicilia. Quindi costa, ne parlo, 1.500.000 euro. 1.500.000 euro circa. È molto o è poco? Riteniamo che sia pochissimo perché manteniamo i livelli occupazionali che sono sicuramente quelli necessari per la gestione dell'università e assicuriamo tutti i servizi di cui l'università ha bisogno
dalle spese correnti a tutto quanto è la necessario. Non abbiamo una mensa, abbiamo delle convenzioni con dei locali, abbiamo la casa dello studente, la casa dello con studente. 21 posti letto. E funziona. Quindi. E funziona perfettamente. Quindi i ragazzi possono usufruire di questo, che mi pare vale sia questo, che sarebbe per Palazzo Castelletti. Palazzo Castelletti. Allora, e quindi 1,5 milioni di euro. Però so io, avvocato, che è un po' come alcuni comuni, no? Abbiamo i debiti pregressi. Abbiamo i debiti pregressi che sono dovuti agli impegni nei confronti dell'Università di Catania per anni in cui non veniva versato il pagamento. Cioè, non abbiamo pagato e si è accumulato, infatti versiamo 800.000 euro l'anno all'Università di Catania per recuperare le spese. E questi sono in passato. Più del 1,5 milioni, no, diciamo. Compreso. Quindi allora insomma non costa niente. Non costa niente, sì, sì, sostanzialmente non costa. E lo stipendio che prende l'avvocato. No, l'avvocato non prende nessuno stipendio perché i membri del consiglio di amministrazione prestano la loro attività a titolo assolutamente gratuito. Quindi insomma 800.000, costa 700.000 euro l'anno insomma. Di fatto sì, bisogna tenere presente però che il contributo degli 800.000 euro è integrato sia nel contributo che dà il comune complessivamente, sia dal contributo di circa 400.000 euro che dà la provincia, la provincia c'è ancora. Ha mantenuto questo impegno perché ha assunto parallelamente all'essere componente del consorzio universitario quando lo era, ormai come tutti sappiamo non lo è più perché ne è uscito dal consorzio, però per ovvi motivi, questo impegno è mantenuto perché ha una sua autonomia e quindi fino a quando viene versato. Ce la fa? Fino a quando ce la fa, ma diversamente sarebbe passibile di escussione coattiva. E mi dico una cosa, avvocato, c'era stato nel passato la polemica sui conteggi che riguardavano proprio le tasse di iscrizione. Quanti ragazzi abbiamo? Quanta gente si iscrive annualmente e quanti ne abbiamo? Allora, più o meno, non mi dica il numero. No, gli studenti sono circa 1,000. 1,000 studenti in totale, che sì. stanno frequentando dal primo all'ultimo al quinto anno. 1,000 è una bellissima. È un bel numero, per questo dicevo che la facoltà di lingue è una facoltà di assoluta eccellenza. Peraltro l'ingresso dei nuovi studenti è contingentato perché ci sono le prove di ammissione, perché il numero è chiuso. Se no sarebbero di più. Noi riceviamo almeno 500 domande l'anno che non possiamo evadere perché i posti a disposizione sono 250, peraltro elevati di recente perché prima erano 200. E quindi abbiamo circa 1,000 persone, sì, che pagano le tasse. Però le tasse a chi vanno? Queste tasse, sempre secondo quella scellerata convenzione, vengono tutte trasferite a Catania, perché ne usufruisce Catania almeno fino al 2022-2025. Cioè, fino a quando non riduciamo il... Fino a quando non si riduce, allora in quel momento ci sarà una restituzione delle tasse versate. Infatti noi in certi momenti di particolare difficoltà avevamo chiesto all'Ateneo di Catania di consentirci di trattenere una parte di queste tasse. Anche perché l'Ateneo di Catania prende dei soldi per ogni studente, certamente, dal ministero competente. Certamente. Quindi, senza offesa, avvocato, Catania s'ammucca tutto. Catania fa la parte del leone. Leone, sì. Effettivamente, insomma, fa di più della parte del leone. Fa di più anche della parte del leone e comunque ripeto, un rapporto che andrebbe rivisto. Andrebbe rivisto per aggiornare e modificare quella convenzione. E questo a chi toccherebbe rivedere questo? Sarebbe l'AMI, il comune, i soci? Certamente dovrebbero essere i soci. La convenzione è una convenzione che si instaura tra soggetti diversi e quindi ha vigore fin quando non ha scadenza, e prima della scadenza ci vuole il consenso di tutti i soggetti interessati per addivenire ad un'eventuale modifica. Ma in questo momento quindi i soci di questo consorzio sono il comune e la LUI e basta. E basta. E la provincia elargisce soltanto quel socio sostenitore, soltanto quel contributo per far fronte ad un obbligo che assunse a termini di quella convenzione. E il comune ci mette un milioncino almeno, no?
Un po' meno di un milione, un po' meno di un milione, circa 900.000 euro. Ho capito. Dunque, avvocato, ora questa è la realtà. 1.000 studenti producono anche tanto reddito, no? Sì, certamente. Perché pagano, a parte le tasse, diciamo, ma moltissimi vivono a Ibla. Vivono a Ibla, sì. A Ibla, no? Hanno appartamenti presi in locazione e quindi mangiano, bevono, consumano. L'economia di Ibla è lei certamente... Lei sa più o meno la percentuale, diciamo il 50%? Di che cosa? Dei 1.000 stanno a Ibla, cioè sono gente che non ho, dati al riguardo, però perché certamente quella facoltà si frequenta, non è che si può si frequenta, certo, da lontano non si può fare. Certamente l'economia di Ibla è fortemente influenzata dalla presenza della facoltà di Ibla. E noi non ci facciamo molta attenzione. No, non ci fa molta attenzione perché questo dovrebbe, diciamo, stimolare anche partecipazioni diverse e variegate alla compagine. Allora, non voglio, per esempio, banche, cose. Banche. La Banca Agricola Popolare di Ragusa faceva parte del consorzio universitario, però anch'essa a un certo momento, per ragioni forse anche comprensibili, ebbe a recedere. Beh, ci fu un momento in cui, avvocato, si andò molto, si sbracò, insomma, e poi i debiti erano tanti che erano tanti e soprattutto diciamo, il meccanismo di partecipazione non consentiva una previsione certa della partecipazione e quindi la Banca Agricola pensò bene di uscirsene, però in realtà sono stati avviati anche contatti per vedere la possibilità di un rientro e le iniziative che di volta in volta parallelamente allo svolgimento dell'attività didattica si vanno organizzando, ovviamente cercano di coinvolgere soggetti vari, tra cui anche la Banca Agricola Popolare di Ragusa. Va bene, facciamo un attimo il punto così. Allora, per quanto riguarda la struttura universitaria, quindi locali, mi pare che siamo ben messi, no? Ottimamente messi, sì. Offre anche delle location abbastanza, direi, affascinanti, no? Santa Teresa, cosa, distretto militare, insomma, è abbastanza distretto militare. Quello ex che era. Distretto, certo. Sì, da questo punto di vista non c'è un problema. No, non c'è un problema. Didattico, non c'è un problema. Anzi, abbiamo un esubero di locali che andiamo utilizzando di tanto in tanto, per esempio abbiamo dato dei locali alla scuola di musica per tenere i loro corsi. Alcune cose, perché mi pare che il distretto è stato dato a vita alla... È stato dato incomodato gratuito dal comune. Dal comune, quindi voi avete tutto quell'enorme locale. Quell'enorme locale che è, diciamo, è comodissimo, però, ma ha dei costi che sono proporzionati alle dimensioni, ovviamente. Certo. Perché è più grande, però ecco, utilizzando, dandolo a qualcuno, quindi da questo punto di vista no, non ci sono altri problemi. No. Qual è, allora, secondo lei il problema principale dell'Università di Ragusa? Il problema principale dell'Università di Ragusa è ovviamente il problema economico, perché in certi momenti capita di trovarci in difficoltà dal punto di vista economico. Ultimamente abbiamo, diciamo, avuto la possibilità di sopravvivere bene. Dico sopravvivere per dire che non scialiamo e non ovviamente non sguazziamo nell'oro. Cioè, ma non c'è pericolo, ora chiudiamo. Ma non ci sono rischi di questo genere in una prospettiva imminente. Però certamente se avessimo più fondi a disposizione saremmo nelle condizioni di allargare ulteriormente l'offerta formativa, certamente nei limiti che ci impone la convenzione, come dicevo poc'anzi, ma in maniera tale da rendere sicuramente più interessante il polo che si è costituito a Ragusa Ibla. Ma mi dico una cosa che è stato sempre uno dei miei pallini, no? Ma ora si fanno queste facoltà, lauree brevi, no? Sì. Su cose stranissime, scienza del turismo, no? Scienza della gestione delle strutture turistiche, a parte comunicazione e compagnia bella, che poi vanno molto per la maggiore, perché certo, la gente piace, insomma, sono abbastanza facili da fare. Ecco, ma per esempio una facoltà dedicata al turismo, una di questa laurea breve, ma dovremmo metterci d'accordo con Catania? No, non solo, non si può fare. Dovremmo
superare i limiti normativi che oggi impediscono la istituzione di nuove facoltà. Ah, quindi proprio c'è una legge proprio? Sì, sì. Noi stiamo... cioè, l'esigenza per esempio di un territorio, perché se noi mettiamo insieme le lingue e il turismo, cioè, mi pare che ci viaggiano come pane, burro e marmellata. Sarebbero assolutamente sinergiche. Quindi questo non è pensabile. Non è pensabile, purtroppo non è pensabile. Diciamo che Ragusa perse il suo treno quando quel treno fu dirottato su Enna, perché oggi Ragusa potrebbe essere quello che è Enna. Però purtroppo a quell'epoca ci furono, diciamo, degli errori tattici che impedirono... Politici o tattici e politici, perché chiaramente la politica... In quell'ambito certamente la politica ha la sua influenza. Perché la Core viene finanziata dalla regione e dal ministero, no? Dal ministero. Perché quindi, mentre noi il ministero... No, il ministero non abbiamo nessun tipo di rapporto con il perché ministero. Perché noi siamo una frazione di Catania. Non siamo una frazione di Catania, però siamo comunque, diciamo, un ente di rilievo regionale e quindi non abbiamo dipendenze dal MIUR, non abbiamo rapporti, non abbiamo diritto a finanziamenti, non abbiamo da questo punto di vista nessuna possibilità di attingere dalle casse dello Stato. Quindi se noi dovessimo fare un progetto, no, per il futuro di questa università, niente, lo suggeriamo ai nuovi sindaci, non è che tanto chi ci sia, è per tutti. No, certo. Sarebbe intanto da rivedere questa scellerata convenzione che è stata fatta, chiaramente ho purtroppo collo perché allora eravamo non potevamo fare altro, certamente. E si rischiavano contenziosi, denunce, e anche perché il debito c'era e non si poteva, si sarebbe dovuto discutere. Io ricordo da Elio Accardi a Lorenzo Migliore, Gianni Battaglia, questi sono quelli che sono venuti dopo il professore Cascone, benissimo. Quindi rivedere questa scellerata convenzione e poi sperare di poter aggiungere qualcosa. E noi lo stiamo facendo. Perché si può fare, no? Questo lo stiamo non possiamo facendo. Fare corsi universitari, ma master, per esempio. Questo lo stiamo facendo perché stiamo con la collaborazione del consigliere professore Bruno Giordano, consigliere di Cassazione, abbiamo varato un progetto. Che non è Giordano Bruno, è Bruno Giordano. Bruno Giordano, sì, certo. Personaggio assolutamente straordinario, che è originario di Vittoria ma attentissimo alla realtà locale, di grandissima preparazione e grande, diciamo, organizzatore di realtà culturali. Stiamo cercando di istituire appunto un istituto di scienze giuridico-economiche, economico-sociali, con la possibilità di organizzare corsi di specializzazione per categorie professionali, che siano avvocati, ingegneri, medici e quant'altro, con la possibilità di istituire una scuola di preparazione agli esami di avvocato e agli esami di magistratura, con la possibilità di istituire dei master di primo livello su argomentazioni di assoluto interesse. E quindi questa è un'iniziativa alla quale teniamo molto e che vorremmo riuscire a realizzare in tempi assolutamente magari se riuscissimo brevissimi. Anche a fare qualcosa sul turismo sarebbe un abbinamento perfetto, considerato che noi siamo gate Europa, perché il porto di Pozzallo è il gate all'Europa, l'aeroporto di Gomes, è l'aeroporto, certamente. Ci stanno facendo anche qualche autostrada, speriamo, se riusciremo a vederla. Vorremmo essere, vorremmo, diciamo, essere testimoni qui diretti di questa cosa. Quindi allora, considerando che siamo in un trend abbastanza in crescita, che abbiamo tutto quello che abbiamo, qualcosa che riguarda il turismo ve lo segnalerei. Ma non è escluso assolutamente, perché ripeto, la multidisciplinarità dell'iniziativa che stiamo avvalando non esclude assolutamente nulla che può riguardare anche il turismo, che peraltro farebbe da pandanno all'università di lingue, e quindi è ovvio che siamo interessati anche a qualcosa del genere. Mi dico, l'avvocato, lei sta imparando il cinese?
No, lo parlo già frequentemente ma ovviamente non sarei molto non compreso e quindi evito brutto. Di fare sfoggio. Pare brutto dire ai ragazzi noi siamo così. Grazie Avvocato Borrometti, che è il Presidente del Consorzio Universitario di Ragusa. Avete sentito, insomma, va bene per ora, però potrebbe andare meglio. Potrebbe andare meglio, grazie, andiamo avanti al telegiornale. Questa è Teleiblea. Star Walk Restaurant, a Ragusa, sulla strada provinciale per Marina, al chilometro 2,2. Qui abbiamo una vasta scelta, dal pesce alla carne e anche verdure, quindi non c'è bisogno che una persona non sappia che mangiare, perché qui abbiamo una varietà di tutto. Star Walk Restaurant propone cucina cinese, giapponese, ma anche italiana. Ogni giorno a pranzo e a cena, il sushi servito con buffet e tutte le specialità della cucina cinese ti aspettano per deliziare il tuo palato. Star Walk Restaurant, con i circa 400 posti a disposizione, è anche luogo ideale per banchetti, cerimonie e conviviali in genere. Ti aspettiamo! Da noi mangi quanto vuoi e paghi sempre uguale. A pranzo durante la settimana è 10,90, mentre i festivi, comprendendo anche sabato e domenica, si paga 12,90, mentre tutte le sere 16,90. Sì. È vero, mi sono candidato sindaco, perché credo sia giunto il momento di scuotersi dal torpore e dalla rassegnazione e di sostituire l'indifferenza con la partecipazione. Perché credo di poter gestire tutto questo senza subire alcun condizionamento. Perché ho intorno a me un gruppo di amici e di sostenitori che condividono questo nostro progetto. Ho scelto di candidarmi a sindaco perché, dietro ogni perché, Ragusa è la mia città. Ecco, avete sentito quello che ha detto l'avvocato Borrometti. L'università è una risorsa vera, è una risorsa che deve essere, bisogna dargli ancora più valore, quindi bisogna impegnarsi su questo. Vabbè, chiudiamo l'argomento, ma torniamo anche un po' a quello che era la situazione che è stato fatto cenno, della quale è stato fatto cenno praticamente da tutti, che è la vivibilità del centro storico e soprattutto la questione dei migranti. Qualcuno diceva, mi sembra di stare in un paese magrebino piuttosto che altro, non c'è nulla di male, ma uno dice, ma non siamo in Italia, ti trovi là circondato da moltissime persone che non vengono dalle nostre, dal nord Italia, come si dice. Però sappiamo che tutto questo crea delle enormi difficoltà nel mondo dell'accoglienza, perché ci sono progetti che rendono vivibile questa realtà qui da noi, in altre occasioni invece la situazione è molto più difficile, i centri di assistenza scoppiano, non ci sono le garanzie che ci sono invece da noi. Siamo andati a vedere un progetto che viene fatto dalla Caritas, un progetto che riesce a fare pasti per tante persone che ne hanno veramente bisogno. Vediamo il servizio. Abbiamo concluso un progetto svolto insieme alla Caritas di Noto e a due scuole del territorio, Giambattista Vico di Ragusa e il Giovanni Verga di Modica, che era un progetto di ricerca per capire la situazione dei ragazzi di seconda generazione, cioè ragazzi stranieri ma nati in Italia. Lo abbiamo affrontato attraverso tre indicatori, uno di tipo statistico, cioè abbiamo visto che cosa sarebbe successo se fosse passata la legge sul diritto di cittadinanza nella nostra provincia e in Regione Sicilia, e abbiamo scoperto che avremmo circa 2.000 italiani in più nella nostra provincia e poi ogni anno circa 600, quindi con un impatto piuttosto basso alla fine sul totale della popolazione provinciale. Abbiamo misurato anche un indice di intolleranza da parte dei coetanei, quindi dei ragazzi che dai 13 ai 18 anni che hanno compagni di classe stranieri, e ne è risultato, diciamo, un dato positivo di bassa intolleranza in fondo. E alla fine abbiamo ascoltato proprio dalla viva voce di questi ragazzi tramite due focus group
qual è la loro opinione sul paese che li ospita ma che non gli concede la cittadinanza. Cosa pensano? Ma molti di loro hanno detto che di sentirsi pienamente italiani e che appunto la cittadinanza e soprattutto relativamente al diritto di voto è quello che loro manca realmente, cioè di sentirsi riconosciuto dallo Stato di cui loro comunque accettano le regole, conoscono il rispetto appunto delle regole, conoscono la lingua soprattutto. Molti di questi ragazzi hanno fatto riferimento anche alla letteratura, allo sport, cioè a uno stile di vita che è quello italiano e che loro accolgono in toto e di cui però ecco, avvertono questo limite, il fatto di non essere riconosciuti come cittadini. Cos'altro è emerso? Ma è emerso che da parte dei loro coetanei c'è una tolleranza abbastanza diffusa, ma ci sono tre indicatori che hanno invece un po' spaccato il nostro campione. Il primo è quello relativo al diritto di voto per i ragazzi stranieri, con emerso un po' il timore che si potesse perdere un po' l'identità italiana. Il secondo è quello relativo alla religione, cioè sul fatto che i ragazzi possano professare in pieno la loro religione. E il terzo era relativo al terrorismo, cioè la possibilità che i ragazzi stranieri possano portare il terrorismo in Italia. Quindi su questi tre argomenti, che sono anche degli argomenti molto dibattuti nell'opinione pubblica, un po' il nostro campione si è spaccato, rimanendo sempre piuttosto accogliente, però con delle sfumature di preoccupazione diversa rispetto ad altri indicatori, quale per esempio le classi differenziali, e il diritto allo studio, su cui quasi tutti i ragazzi invece esprimevano grande manifestazione di accoglienza, di serenità nei confronti dei loro coetanei stranieri. E i coetanei stranieri sentono questo? Fidenza. Ma quelli che abbiamo ascoltato noi lo avvertono, ma non lo avvertivano tanto nei loro coetanei quanto nelle persone più grandi. Cioè, c'era un ragazzo, per esempio, che ci diceva di aver trovato anche quasi ridicolo il fatto che molti di... vedendolo nero di carnagione, si rivolgono a lui parlando con i verbi all'infinito, per esempio usando un linguaggio molto semplice, e lui dice: ma io parlo italiano meglio di voi e quindi parlatemi in italiano, non c'è questa necessità di usare queste accortezze che appunto risultano può essere un po' anche quasi comiche alla fine. Stiamo parlando di un campione di che età? Il campione che noi abbiamo intervistato sono stati 500 ragazzi dai 14 ai 18 anni. Frequentanti le scuole della provincia di Ragusa e di Modica, abbiamo ascoltato terze medie e ultimi anni di istituti professionali, licei e istituto tecnico. Quanto la scuola aiuta? Ecco, questa è una bella domanda, perché noi abbiamo chiesto ai ragazzi dove loro prendessero le informazioni relative a questa tematica. La maggior parte ha risposto che si informa tramite la televisione, mentre la scuola, pur essendo il secondo canale informativo, risulta molto distaccato, quindi più di un ragazzo su due non ne ha mai sentito parlare a scuola. Questo significa che effettivamente la scuola deve e dovrebbe fare degli sforzi in più, e forse questa ricerca che noi abbiamo condotto, tra l'altro stabilendo anche una buona rete di intervento sul territorio, è significativo appunto dell'interesse che, adeguatamente sensibilizzato, anche la scuola può avere su questa tematica. La mensa è stata realizzata tutto per della Caritas della diocesi di Ragusa, il vescovo, il direttore Domenico Leggio, e praticamente noi facciamo tre paste alla settimana, due pranzi e una cena. In che giorni? Martedì, giovedì e venerdì sera. Come si accede? Si accede tramite le parrocchie che sono a Ragusa, che ascoltando i bisogni di questi nostri fratelli portano la dovuta documentazione dell'ISEE, di tutte le cose che ci vogliono. Allora si stabilisce che una persona che ha di bisogno di queste cose viene inserita nei turni di entrata per pranzare, turni che dopo 3-4 mesi sospendono, una sospensione per non creare un... che praticamente lì abbiamo sempre da mangiare, per darle uno stimolo a rendersi conto di trovarsi un lavoro o di fare qualche cosa. Il pranzo che facciamo è primo, secondo, contorno, pane e frutta e acqua. Completamente gratuito? Tutto gratuito, però noi alcune cose le compriamo. Ci sono molte persone che ci fanno delle donazioni,
ma alcune cose le compriamo. Ci sono dei momenti che dobbiamo comprare la pasta, dei momenti che dobbiamo comprare la carne per il secondo, ci sono, però ringraziando il Signore abbiamo parecchie gente che sono molto sensibile a darci gli alimenti per realizzare questo. Quanti pasti fate? Facciamo 100 pasti al giorno, cioè 300 pasti alla settimana. Un bel numero, ma considerato che siamo tutti volontari, già è qualcosa di eccezionale, perché lei va da casa per 2 ore e realizzare 100 pasti, che poi non lo dico perché sono io il responsabile, ma facciamo, oggi abbiamo fatto ravioline e ricotta e spinaci, sgaloppa ai funghi con degli stick di mais e verdure arrosto, ma c'è sempre un pasto molto completo e molto ben realizzato. Lei pensa che ci donano ortaggi biologici, tutto biologico, il 90% è biologico. E si mangia bene, è abbondante, perché è il pensiero del direttore. Dobbiamo dare, dobbiamo non abbondare di robe a Ticino, perché hanno la sua dignità, però dobbiamo e mai dire no a qualcuno che si presenta per un pasto, o perché non si è presentato nella parrocchia, o per vari disagi. Si presenta, non le viene mai detto di no, sono sempre i benvenuti. Ricordiamo dove si trova questa mensa? Si trova in via Gian Battista Odierna, angolo via Generale Scrofani, dove c'è la, diciamo, la chiesa delle suore, e nei bassi, diciamo, che poi sono a livello della strada, non tanto bassi, come lei ha potuto vedere. Ecco, queste sono le difficoltà, però grazie a Dio dalle nostre parti si riesce a dare servizi accettabili senza creare quelle diversità, quelle differenze che ci sono purtroppo in altri posti. Quindi complimenti a chi organizza questi servizi, che devo dire sono necessari, essenziali, anche se poi a molte persone sembra strano, dice, il costo, quello che incide sul modo di vivere di ogni giorno. Va bene. Allora, mettiamo da parte Modica e Vittoria, non ci sono grandi notizie. A Modica c'è questa notizia che è stata poi pubblicata, l'abbiamo già detto ieri, della sostituzione del direttore sanitario dell'ospedale di Modica, in seguito probabilmente a quella polemica sulla inaugurazione del pronto soccorso. A Modica se ne parla tanto, la questione è nata dopo un'intervista fatta nei nostri studi da Maurizio Villaggio. A Vittoria non vive le eccitazioni delle elezioni. Invece a Comiso sabato, venerdì e sabato, ci sarà l'inaugurazione del comitato elettorale di Maria Rita Schembari, la candidata, diciamo, del centrodestra. Diventerà bellissima, ex presidente della Proloco, quindi collega mia da questo punto di vista, venerdì a Pedalino, sabato a Comiso. Ora chiudiamo con due servizi. Uno riguarda la giornata dedicata alle giornate dedicate ad Aldo Moro e a Peppino Impastato, con Teresa Guarnuccia che ha fatto diverse interviste, e poi Gianni Papa che fa un commento sulla vittoria della Passalacqua e fa riferimento anche al numero degli spettatori presenti. Grazie amici per la cortese attenzione, seguite gli ultimi due servizi, noi ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. Liceo scientifico Enrico Fermi di Ragusa, siamo ospiti del dirigente scolastico, che è il professor Francesco Musarra, della professoressa Tina Petrolito e dei ragazzi che fra un attimo vi presenterò, perché proprio dalla loro voce vogliamo sentire i nomi. Allora, dirigente, siamo qui perché oggi è il 9 maggio 2018, 1978 muore Peppino Impastato. Tutti
pensano che sia addirittura un attacco, cioè un'azione terroristica, invece è stata la mafia. E da Radio Out lui lanciava questo messaggio fortissimo, che la mafia è una montagna di merda. Però noi, non voglio parlare io, voglio far parlare la professoressa, che ha tanto dialogato con i ragazzi e soprattutto con i ragazzi. Grazie dirigente. Per noi è un'occasione ulteriore per poter portare avanti un discorso sulla legalità, un argomento che sta molto a cuore non solo a chi lavora su questo settore, ma anche alla scuola stessa, perché non dobbiamo dimenticare che una testimonianza è sempre qualcosa che va portata avanti con forza. Grazie dirigente. Allora, professoressa Petrolito, quanto lavoro c'è dietro di dialogo, di costruzione, di ricerca storica anche, perché si va indietro di 40 anni? Certo. Allora, quest'anno ho proposto ai miei ragazzi di quinta, sia della quinta A che della quinta B, un lavoro sull'informazione, e l'importanza dell'informazione. E all'interno di questo lavoro ci siamo occupati dei purtroppo troppi giornalisti che sono stati uccisi per fare il proprio dovere. E fra essi anche di Peppino Impastato. Un personaggio di una levatura morale molto molto alta, perché egli stesso apparteneva ad una famiglia mafiosa. Lo zio, fratello del padre, era appunto un noto mafioso, e riesce Peppino, con una addirittura morale che gli deriva dal suo carattere, ma gli deriva dall'insegnamento della madre, Felicetta Bartolotta in Impastato, che appunto lo ha educato a dei valori, a delle certezze, che sono quelle della legalità. E Peppino scopre che però il mondo nel quale vive, la sua città, la sua famiglia, è legatissima alla mafia. Mafia che uccide, corrode la crescita di tutti noi, perché quello che cerco di insegnare ai miei studenti è proprio questo: non tanto il fatto che abbiano ucciso purtroppo tantissime persone, ma il fatto che cercano di uccidere la speranza, di uccidere il futuro di questi giovani. Peppino scopre l'ironia, e attraverso l'ironia combatte la mafia. A Radio Out chiamerà il capo della mafia locale, Tano Badalamenti, lo chiamerà Tano Seduto. Tano Seduto, che naturalmente non può accettare che un ragazzino, figlio di un mafioso, si permetta certi comportamenti. E Peppino scopre che la mafia ha interessi economici molto gravi e molto importanti proprio sull'aeroporto di Palermo, aeroporto che ha creato tante storie che dovremmo scoprire. Peppino è destinato ad essere ammazzato proprio perché ha detto la verità. Allora, informare significa questo: avere il diritto di dire la verità, avere il diritto noi cittadini di sapere la verità. Peppino ci ha insegnato questo, e non basta semplicemente ricordarlo, bisogna che noi seguiamo le sue tracce, le sue orme, i famosi 100 passi. Ognuno di noi ha il compito di fare uno di questi 100 passi. La cosa drammatica è che quel giorno che si scoprirono i poveri resti di Peppino Impastato, andavano dentro un sacchettino di plastica, li hanno raccolti col sacchettino di plastica. Sì, però i suoi compagni trovarono le pietre con cui l'avevano massacrato, e chiesero a viva voce che la polizia e i carabinieri si prendessero carico di quelle pietre. Ora il casolare dove è stato ammazzato è stato dichiarato il luogo della memoria, proprio perché deve ricordare. Ma quel giorno fu scoperto un altro cadavere, un cadavere eccellente, come poi lo chiamerà Sciascia, il cadavere di Aldo Moro, dentro una Renault. Quell'uomo mite, quell'uomo dalla grande intelligenza, quell'uomo che aveva visto oltre, perché il compito del politico non è occuparsi dell'oggi, il compito del politico è occuparsi del domani che deve essere visto con occhio acuto. E Moro lo aveva fatto. Moro andò contro quelli che erano gli equilibri stabiliti, e quel 9 maggio fu scoperto in una Renault che fu posta in via Caetani, che, come ho detto ai ragazzi, era la via che era posta ad equidistanza da Piazza del Gesù, sede della DC, a Botteghe Oscure, sede del PC. Ecco, è una storia che noi non dobbiamo dimenticare, perché dobbiamo andare verso il futuro, e non dimenticare ci aiuterà a comprenderlo meglio, questo futuro.
Professoressa, la ringrazio. Intanto una battuta a ciascuno dei ragazzi che si presenteranno da soli. Allora, abbiamo parlato di due grandissimi personaggi che devono aiutarci a mantenere la schiena dritta e quindi ad andare sempre a percorrere la legalità. Allora, tu sei? Paolo. Paolo, un ricordo, visto che ne avete parlato così tanto, di Peppino Impastato e anche una frase sul grande Aldo Moro, che è stato un professore, un grande democratico, ma soprattutto all'insegna della libertà. Io penso che sia Peppino Impastato sia Aldo Moro siano stati due grandi personalità del tempo e hanno creduto fermamente in questo progetto della legalità. È vero che sono morti, ma sono morti per un ideale forte, e le loro idee passeranno tra di noi, tra noi giovani. Noi siamo la nuova generazione siamo proprio noi che dobbiamo portare avanti questo progetto di legalità e credere nella legalità. Tu sei? Matteo, poi c'è Emilia. Allora, intanto Matteo, anche tu una battuta, perché insomma ho vissuto in prima persona la vita di Peppino Impastato, in quanto mi sono recato l'estate scorsa proprio a casa sua, a Cinisi esattamente, nella sua casa museo, ed è qualcosa di veramente emozionante, poiché fa capire come ancora i suoi ideali siano ancora vivi e debbano rimanere ancora vivi nella società di oggi, una società in cui spesso non si tiene conto del fatto che ancora ci sono dei poteri sommersi che agiscono e che bisogna lottare per appunto far affermare la libertà e appunto la legalità. Bravi. Emilia, giusto? Allora Emilia, vogliamo toglierci questo bavaglio, perché ci sono molti giornalisti imbavagliati, lo sono stati giornalisti scomodi, voi magari in futuro sarete dei giornalisti con molto coraggio come Peppino Impastato. Beh, sicuramente appunto con la professoressa abbiamo visto che non solo imbavagliati ma anche completamente eliminati dalla circolazione, perché volevano appunto permetterci di conoscere la verità, di informarci con informazioni che non fossero manipolate o modificate a favore di poteri più forti, e appunto e questo li ha condotti diciamo ad essere appunto tolti di mezzo letteralmente, e quindi hanno dato la vita, perché Peppino lo sapeva. Sì, è appunto la storia di Peppino Impastato insieme a quella di tutti gli altri giornalisti che hanno avuto una sorte simile, appunto ci insegna sicuramente molto, e ci insegna anche che noi stessi dobbiamo essere protagonisti in questa ricerca e in questa lotta anche contro... Benissimo. Scusami Emilia, grazie. Ciao, sono Gabriele. Io sono Alessandro. Ok, Gabriele ed Alessandro. Allora, brevemente, sempre su Peppino Impastato, seguire le sue orme, cercare di mantenere, come dicevamo poco fa, la schiena dritta, i percorsi di legalità, ma anche Aldo Moro, che aveva un rapporto straordinario come professore universitario per quanto riguarda proprio la trasmissione della libertà e della democrazia. Quindi due figure che vanno prese ad emblema proprio della legalità e della ricerca della verità a tutti i costi. Sì, credo che Aldo Moro e Peppino Impastato siano due figure, due personalità eccellenti che dovrebbero mostrarci e farci capire come è realmente la democrazia. Infatti, come dovrebbe essere la democrazia? Infatti, da una parte in Sicilia abbiamo Peppino Impastato, che è tra i primi giornalisti suicidati dalla mafia, perché voleva dire una verità che era scomoda agli occhi dei mafiosi, mentre invece la verità che perseguiva anche Aldo Moro, che è stato bloccato sicuramente per volere dello Stato, in quanto non poteva essere accettato un compromesso tra la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, perché l'Italia doveva appartenere al blocco occidentale e quindi non potevano seguire le idee socialiste, al contrario del blocco orientale dell'Unione Sovietica. E questi due personaggi perseguivano la verità, una verità che è comunque scomoda, che i mafiosi, che non sono solo quelli che hanno ucciso
Aldo Moro, Peppino Impastato, perché loro sono degli esecutori materiali, ma è tutta la mente, l'organizzazione, l'apparato che sta dietro a queste mani assassine. Non possono accettare questa verità, ma comunque noi i più giovani dobbiamo essere più forti, perché il professore e Peppino Impastato devono vivere in noi. Allora, non bisogna avere paura, per chiudere, scusate, perché è lunghissimo. Sì, beh, io credo che il vero grande problema di tutte queste organizzazioni criminali sia il fatto che si cerchi di rendere l'uomo una cosa. Nel momento in cui uccidono e rendono sfigurati, irriconoscibili tutte queste figure, gli tolgono tutta la loro umanità, gli tolgono tutta la loro dignità, allora là forse dovrebbero davvero farci paura, ma in realtà non dovremmo essere capaci di unirci e di capire che probabilmente se fossero da soli, allora non ci sarebbe più nessuna ragione per cui temere davvero. Sì. Io capisco che ci sono i non appassionati di sport o comunque di pallacanestro e meno ancora di pallacanestro femminile che pensano che diventa troppo ricorrente il discorso sulla passalacqua, però credetemi, cerchiamo di ragionare un attimo. Sarebbe davvero difficile dimenticare che in 10 giorni, in 8 giorni, in 9 giorni si chiude un discorso alla fine del quale come traguardo c'è lo scudetto. E siccome capisco che a Ragusa possiamo ritenerci abituati, visto che in 5 stagioni è la 3ª volta che ci capita, 2 volte ci siamo fermati al gradino prima, in realtà è tutt'altro che una cosa comune o banale, perché lo scudetto vuol dire migliore in Italia. E questo qui, ancora una volta, ed è un onore e non può essere negato, ripeto ancora una volta, per la 3ª in 5 anni, vede una squadra, la squadra ragusana, la Passalacqua, le Aquile, le Biancoverdi, battersi, guarda caso, tutte le volte con Schio. Ieri sera c'era gara 3, come sapete la formula prevede 2 gare nel campo della migliore classificata, nel caso particolare lo Schio, poi se ci sono 2 nel campo dell'altra classificata e poi, scusate, l'eventuale bella. Ragusa ha perso le prime gare per 6 punti una e 5 l'altra, nella seconda soprattutto avrebbe meritato di vincere e l'ha sfiorato davvero da vicino questo successo. Nella prima ci è andato vicino pure, ma nella seconda è andata vicinissima. Per cui si è trovata nella necessità assoluta di dover vincere o morire, come si vuol dire, usando un termine ovviamente esagerato, visto che stiamo parlando solo di sport e di partite. Bene, Ragusa ha vinto e ha vinto benissimo, non solo per i 17 punti, che dobbiamo anche renderci conto, è chiaro che a un certo momento lo Schio si è reso conto che la gara era chiusa e ha preferito, devo dire intelligentemente, evitare forzature di vario genere, ma perché Ragusa ha dominato, ha dimostrato di poter battersela sempre e che quando Schio per un motivo o per un altro si trova a Jacobù compressa, ma non per virtù di Spirito Santo, perché Ragusa la difesa opposta delle ragazze predisposta dallo staff tecnico ha proprio incapsulato questa giocatrice altrimenti incontenibile, che tra l'altro è un vantaggio per le avversarie, è molto nervosa, sente molto la marcatura asfissiante, sente quando le cose non vanno come lei vorrebbe che andassero e quindi diventa uno anche fragile sotto il profilo caratteriale. Poi Schio ha trovato, come ha un roster impressionante, ha provato a rimediare con le altre, nel caso particolare è stata Cecilia Zandalasini, che non ricordiamo, è una giovane italiana che ha giocato, gioca anche con la WNBA, ma Ragusa ha sempre ribattuto, dopo i momenti iniziali è andato in vantaggio e poi non si è fatta più riprendere. Il vantaggio in certi momenti è arrivato anche a 21 punti, ovviamente non ci sono 21 punti fra Schio e Ragusa, come non c'erano i 20 errotti che ci sono stati in una delle 2 gare in campionato, ma è bello però
il fatto che Ragusa abbia insistito, uno, per mettersi al sicuro dal recupero, perché Coschio è sempre micidiale, il rischio che recupero è sempre tangibile, l'abbiamo visto in gara 2 e vedete gli effetti, se avessimo vinto gara 2 e avessimo fatto la stessa prestazione che abbiamo fatto poi in realtà ieri sera in gara 3, avremmo addirittura potuto pensare già a sogni di gloria. Comunque, ripeto, è stata una gran vittoria in cui questa volta sono state fondamentali la panchina. I telecronisti di Sport Italia, devo dire, abbastanza corretti, sì, è indubbio che se dovessero scegliere preferirebbero sempre una vittoria di una squadra, diciamo, della linea, oltre la linea gotica, però devo dire molto professionali, tutto sommato corretti, come anche gli arbitri. C'è stato un grosso progresso rispetto ai primi alle prime due sfide, ai primi due anni in cui davvero l'arbitraggio ha lasciato da desiderare. Cosa dobbiamo dire? Che hanno parlato tanto di questa panchina ragusana che non ha reso, effettivamente se avesse reso poco di più, capita, ci sono un milione di motivi, in gara 2 probabilmente saremmo stati qui a raccontare, ad aver raccontato una vittoria, invece che sono stati formidabili, compresa, ed è un titolo di merito notevolissimo, non aveva disputato neppure una gara né nelle 5 di semifinali né nelle prime due, ma l'ottava gara è entrata in campo, Maria Miccoli ha giocato 2 minuti e 20 secondi, ha realizzato 4 punti e ha dimostrato soprattutto una sicurezza fondamentale in un momento in cui la squadra aveva bisogno di poter contare su tutti, nel caso particolare lei ha risposto alla perfezione, ma tutta, Gorini, eccetera, eccetera. Il vantaggio della squadra ragusana è che quando non